C'era un ragazzo molto malato che alla musica era legato. Le cuffiette era meglio tenere o per la sua vita doveva temere. Può sembrare fosse contento ascoltare musica in ogni momento. Ma la musica lo stufava e il suo dito peggiorava. Se sordo fosse diventato, all'altro mondo si sarebbe svegliato. Beethoven più non sopportava e il silenzio gli mancava. Johnny, questo era il suo nome, si trovò un giorno senza un padiglione. Aiuto andò a cercare e Roberta vide arrivare. Anche lei era stata male, ma un anello l'aveva aiutata. Custodito da uno stregone immortale, la sua vita aveva cambiato. Partirono zaino e spalla, alla ricerca della cura. Johnny con molta calma e Roberta senza paura. Lo stregone non era quel che sembrava. Alle vecchie leggende non somigliava. Di divino non aveva niente, ma un fisico super possente. La canotta, la catena e i tatuaggi in bella vista. Di magico poco ci resta, ma non è che abbiamo perso la pista. Il pompato l'anello non dava e la storia finita sembrava, ma gli eroi lo batterono in arguzia. Sono più spesso di te, diceva uno. Scommetto che non riesci a farne quanto me, diceva l'altra. Lo stregone la sfida accettò e fino allo sfinimento scoppiò. Una nube prese il suo posto, dove al centro l'anello era riposto. Johnny se lo mise al dito e subito si sentì stranito. Vertigini, confusione. Era diventato lo stregone. Ti abbiamo incastrato, per sempre sarai imprigionato, disse Roberta. Nel loro piano Johnny era cascato, con Roberta l'avevano ingannato. L'anima di Johnny avevano inghiottito e lo stregone se n'era partito. Come da anni immaginava, la libertà assaporava. Ma Johnny, troppo puro di cuore, a nessun altro diede il dolore di vincolarsi al talismano diventando lo sciamano. Di questa storia da imparare la morale, il bicchiere mezzo pieno dobbiamo guardare. Alla fine il silenzio non è poi così male.